Thank you.
17 di Wolfgang Amadeus Mozart. L'opera fu composta nel periodo direttamente successivo al ritorno del compositore a Salisburgo, nel gennaio 1779. Il titolo, secondo tradizione, è dovuto al fatto che questa messa sarebbe stata composta ed eseguita per commemorare l'incoronazione dell'immagine sacra di Maria, conservata nel santuario di Maria Plena presso Salisburgo. Seguirà poi un mirabile contento dal titolo Locus Iste, composto nel 1869 da Anton Bruckner, che Victor Hugo definì l'unico compositore capace di estrarre la luce dalle tenebre. La fattura semplice e il dolce melodismo cantabile di queste note non hanno avuto eguali nel panorama musicale contemporaneo. Grazie.
Entriamo ora nell'atmosfera natalizia, eseguendo alcuni brani tradizionali proposti in svariate armonizzazioni per coro polifonico. Ascolterete nell'ordine i seguenti brani: O guardate degli angeli, è un brano natalizio del XVIII secolo di autore anonimo, appartenente alla scuola napoletana. La melodia è semplice e spontanea, ispirata a un clima di serenità pastorale. Il momento descritto è quello del sonno del bambinello, circondato dagli angeli. Sullo sfondo la città di Betlemme e le palme orientali. Il brano ci invita a contemplare la bellezza e la divina povertà del figlio di Dio. Seguirà poi ad Este Fidelis, uno dei più famosi canti natalizi di cui non esistono prove sufficienti per attribuirne la paternità di un nome preciso. L'unica certezza che emerge dalla documentazione esistente è il nome del copista, cioè di colui che trascrisse materialmente il testo e la melodia, Sir John Francis Wade, che lo avrebbe trascritto da un tema popolare irlandese nel 1743. Ascolteremo poi Holy Night, è un canto natalizio composto da Adolf Adam nel 1847 con parole di Blasi Trappò. È conosciuto anche come Cantico di Noè, nel canto viene richiamata la nascita di Gesù Bambino. Seguirà poi Canta agli Angeli, è un celebre canto natalizio tradizionale scritto dal pastore metodista e poeta inglese Charles Wesley nel 1739 e in seguito più volte rimaneggiata da vari autori. Seguirà Ashoshah, canto tradizionale di origine ebraica, proposto nell'armonizzazione di Alan Nama, per coro misto e pianoforte ed eseguito in lingua originale. La semplice melodia e il testo di questo canto invitano gli ascoltatori e tutta l'umanità a ricercare la pace, la verità e la giustizia. Concluderemo con Glory's Kingdom, che è un gospel tradizionale. Narra con semplicità l'evento che ha cambiato la storia. La Vergine Maria ha avuto un bambino e la gente dice che il suo nome è Gesù. È nato in una città chiamata Betlemme e gli è stato mandato a noi dal Padre. O sì, credete a ciò che vi diciamo. E vi giunge dal regno della gloria. E con questi tutti brani auguriamo a voi tutti buon Natale e felice anno nuovo. Oh.
Speriamo